Siamo primi in classifica. Primi in classifica credo da 3 anni e mezzo, forse l'ultima volta che la Juventus è stata prima in classifica in mezzo a un campionato, quindi escludendo le prime giornate dove con 3 punti sei primo, era dallo scudetto, dal 26 di luglio del 2020, da quando grazie alla vittoria sulla Sampdoria Sarri vince lo scudetto, l'ultimo scudetto vinto dalla Juventus. Questa è una partita, signori, è una partita secondo me con tanto di cui parlare ma poco da dire, però vi dico che questa non è una vittoria per 1-0 per quanto mi riguarda. Cioè, questa non è una vittoria per 1-0, perché questa sera la Juventus avrebbe meritato di trovare il gol ben prima dell'1-0. Avrebbe meritato di trovare il gol ben prima dell'1-0. Poi non stiamo parlando di chissà quale prestazione, di chissà che tipo di qualità di gioco, ma le occasioni la Juve le aveva avute. Ed è una partita, questa, episodica, ma nel senso opposto rispetto a quella di cui parlavamo la settimana scorsa col Milan. Certo, tutt'altro avversario, perché questa la Sverona non è del livello del Milan, e non giocavamo a San Siro, giocavamo in casa. Però ragazzi, il primo gol di Moise Kean è un capolavoro. È giustissimo annullarlo, perché stiamo parlando di un fuorigioco oggettivo, con il VAR semiautomatico vanno annullati, ma Moise Kean non ottiene nessun tipo di vantaggio da quella situazione. Poi è fuori gioco ed è giusto annullarlo, e va benissimo così. Va benissimo così, perché poi si è riusciti a sbloccarla, se no poteva andare meno bene così, secondo me. Il secondo è decisamente più netto rispetto al primo, perché quella smanacciata di Kean è evidente, e in diretta non l'avevo vista, e poi invece sul replay, nella prima volta che l'ho vista, ho detto vabbè, adesso ce lo vanno ad annullare. Però stasera io ho visto un arbitro non all'altezza di arbitrare la Juventus o una partita di Serie A, eh. Cioè, 2 calci d'angolo clamorosi, mi hanno detto non li diamo. L'ammonizione a Kean dopo che gli annulli 2 gol così, dopo che anche dei giocatori del Verona avevano lanciato via il pallone, ma dai. Poi io la lascio lì la roba arbitrale, lo sapete che non sono uno che fa la punta ai chiodi, però ragazzi, queste robe qui poi rischiano di rovinare la partita, perché this is not football. Il fuorigioco di Kean c'è, però ripeto, this is not football, non ottieni nessun tipo di vantaggio da quella situazione lì. L'abbiamo portata a casa con una cattiveria e una voglia che non vedevo veramente da tanto. È questa la cosa che mi porto a casa io stasera, perché ieri uno mi chiedeva, anzi oggi uno mi chiedeva, mi diceva, perché stiamo continuando a parlare di Juventus che la porta a casa, di Riffo, di Raffa, e non parliamo invece di gioco? Ragazzi, perché è chiaro che la situazione è questa, lo sappiamo come ragiona Allegri, come pensa Allegri. Finché ci sarà Allegri in panchina si dovrà parlare di altre caratteristiche che negli anni passati, quando la Juventus vinceva, c'erano al di là delle caratteristiche tecniche, e sto parlando della cattiveria, della fame, della volontà di vincere le partite. Perché questa era la seconda volta che la Juventus poteva andare al primo posto in classifica in Serie A vincendo una partita. La prima era quella con lo Sassuolo, la seconda è questa. E sono stati 2 approcci completamente differenti. E questa è la grande cosa bella di questa partita. Perché se dobbiamo parlare di altre cose belle, secondo me non ce ne sono tantissime, se non la voglia di andare a vincerla. L'atteggiamento, la grinta, il non volerlo mollare fino al 92esimo questo gol, il 96esimo, perché Cambiaso fa un gol che ha l'importanza di quello di Dybala con la Lazio di qualche anno fa, quell'1-0 all'ultimo secondo, in quella stagione in cui si lottava punto contro il Napoli. Ha un'importanza il gol di Cambiaso che è allucinante, è difficile da calcolare il peso. Dell'importanza del gol di Cambiaso, che cavolo, non voleva mica entrare neanche lì, perché comunque Milik aveva preso il palo su quell'occasione lì. Tra l'altro Milik aveva dato un'ottima palla a Yıldız e non era entrata.
cavolo, sarebbe stato ancora più bello vincerlo col gol di Leeds. No, non è vero, perché è ancora più bello vincerlo all'ultimo secondo. All'ultimo secondo è ancora più bello vincerla sta partita. Signori, voglio dire una roba però. Voglio dire una roba, perché è stato palese la differenza che c'è stata dell'approccio, dell'atteggiamento del primo tempo rispetto al secondo. Cioè, il primo tempo, Ken a parte, è stata una Juve molto più cauta. E io voglio dire, anche in casa con l'Hellas Verona quintultimo, non cerchiamo di fare quel qualcosa in più? Poi è ovvio che Ken il gol l'aveva fatto, ma nel momento in cui gli venne annullato, lì, quando ci hanno annullato il gol, siamo ricrollati. Tanto che il primo tempo finisce con dei pericoli creati dall'Hellas. Come la parata di Szczęsny bassa sul palo, probabilmente andava anche fuori quel tiro di Bonazzoli, o prendeva il palo e entrava, non lo so, però non possiamo poi, cavolo, l'episodio ci va a togliere sempre quell'energia lì, perché poi nel secondo tempo, avete visto quando è entrato Chiesa? Io voglio parlare di quella roba lì. Avete visto quando è entrato Chiesa, quando Chiesa partiva da largo e creava sempre quei pericoli lì, quella roba lì, perché siamo in grado di farla con questi giocatori qui, iniziare ad attaccare dall'esterno, iniziare ad avere uno sviluppo offensivo differente, perché il primo tempo è stato volutamente giocato così. E allora iniziamo a sfruttare tutti i 90 minuti della partita, perché oggi quel gol da eiaculazione precoce di Cambiaso, perché un gol da eiaculazione precoce, non mi viene un altro termine per definirlo, è arrivato. Ma ci saranno le partite in cui non arriveranno. Allora cerchiamo di sfruttare tutti i minuti di gara a disposizione. Se poi giocandoli tutti i minuti di gara a disposizione all'attacco, cercando di far gol, cercando di andare subito in vantaggio, non riusciremo a sbloccare la partita e a vincerla. E vabbè, amen, succede. Però oggi che l'abbiamo rischiata di non portarla a casa, abbiamo rischiato di fare uno 0-0 contro questo Hellas Verona, che è un umilissimo Hellas Verona. Abbiamo rischiato, cavolo. E allora forse non è da sempre mettersi al livello di quegli altri, iniziare a capire che delle qualità le abbiamo e dobbiamo tirarle fuori, senza sempre reprimerle cercando di ottenere il massimo dando il minimo. Perché poi la Juventus nel secondo tempo viene fuori e inizia ad attaccare, inizia a sbilanciarsi e crea più pericoli, crea più occasioni, va più vicina a segnare. E allora dai che ci dobbiamo arrivare a quella roba lì, ci dobbiamo arrivare a quella roba lì, perché siamo primi in classifica adesso. Adesso siamo primi in classifica, non vale niente, perché non vale niente questo primo posto in classifica. Maggior ragione perché nelle prossime giornate avremo Inter, Fiorentina, Napoli, quindi sarà difficile, sarà un percorso tortuoso e complicato. Quindi non vale niente oggi ai fini della classifica, vale a livello di motivazione, vale a livello di sentimento, vale che questa notte andiamo a letto da primi in classifica dopo 3 anni e mezzo. E questa è una bella cosa. Però dobbiamo portarci a casa le cose, dobbiamo prendere le cose che non sono andate ed effettivamente migliorarle, ma davvero, ma per davvero. Perché dopo Sassuolo, dopo Reggio Emilia, io dissi, questa è una partita che ci deve insegnare tanto. È una partita che da cui dobbiamo trarre insegnamento. Abbiamo imparato da Sassuolo. La risposta è stasera. Abbiamo imparato da Sassuolo, la risposta è stasera. La Juventus vince la partita meritatamente, andando a bombardare poi sul finale, nel secondo tempo, soprattutto negli ultimi minuti, la porta dell'Hellas Verona. E io sono convinto che la Juventus potrebbe andare a segnare ancora più gol. Allora, se abbiamo imparato da Sassuolo, da Reggio Emilia, e questa partita è l'output dell'insegnamento che abbiamo ottenuto da quella sconfitta lì, quando ci siamo cagati addosso, perché potevamo andare in testa alla classifica e ci siamo cagati addosso, da questa serata, anche questa è una partita, ma è una vittoria che ci deve insegnare tanto, perché insegna le sconfitte ma insegnano anche le vittorie. E stasera ci portiamo a casa i 3 punti, perché sono meravigliosi, soprattutto ottenuti così all'ultimo respiro. Sono le vittorie che ti fanno godere di più e sono quelle più pesanti, soprattutto perché domani ci sono delle partite toste per gli avversari, veramente toste per gli avversari, e quindi
adesso ci mettiamo sul divano con i popcorn a guardare cosa faranno gli altri. Però iniziamo ad imparare anche dalle vittorie. Non limitiamoci solo a dire bene l'abbiamo vinta, no. Iniziamo a capire come potevamo vincere in maniera più agile, come possiamo prolungare questa serie di vittorie, perché siamo primi in classifica e vogliamo rimanere primi in classifica quanto più possibile. Poi se vinceremo o non vinceremo non lo so, ma rimaniamo lì attaccati, iniziamo a prenderci le cose buone, le cose meno buone, cerchiamo di trasformarle in cose buone, perché quest'anno senza le coppe abbiamo una possibilità incredibile di fare qualcosa di veramente fatto bene. Non dimentichiamocelo, non sottovalutiamo il fatto di non avere le coppe, a maggior ragione ora che arrivano le partite toste a giocare contro le altre che invece le coppe le fanno. Non dimentichiamoci questa cosa. Chiudo la parentesi con una standing ovation per Moise Kean, poi domani ne parleremo nelle pagelle, ma Moise Kean ha fatto una partita strepitosa, perché a tratti è diventato imprendibile. Sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, mi è dispiaciuto tantissimo vederlo sostituito, perché in campo ne avevamo assolutamente bisogno. Signori, un saluto anche a tutti quelli che stanno guardando da Twitch, vi aspetto nei commenti per un saluto e noi ci vediamo domani con tanti altri contenuti su questo Juventus Hellas Verona che era bastardo, è diventato tosto, ma anche bellissimo per il finale, dolcissimo. Ciao!